celebre per la sua straordinaria personalità, si era segnato nel tentativo di due colleghi che riescono a comunicare altezzoso, sprezzante e completamente incentrato su di sé. Un suo amico raccontava: un giorno entrò nella sua cantina con un fazzoletto rosso intorno ai corpi, le loro cappelle ancora sulla testa, e si mise a gridare: ascoltate tutti, io sono Jerry Wolfmorton di New Orleans, il creatore del jazz. Parlò senza interruzione per un'ora per dirci quanto fosse bravo. Poi si sedette almeno poco e dimostrò di essere ancora meglio di quanto avesse detto. Fu in questo modo che sentivo per la prima volta Wolverine Blues. Thank you.